Buongiorno, anzi buonasera, sono Marco, benvenuti al Mercadante. Gara di campionato provinciale per la categoria juniores o under 19, tutto pronto, prepariamo i nostri cronometri, azzeriamo, ancora un attimo per sincronizzarci con tutte le televisioni private, con tutte le tv satellitari, il direttore di gara controlla che sia tutto ok, si parte, quindi benvenuti. Gara di campionato provinciale, ecco che ci vogliono subito beccare a noi. Quest'oggi ospitiamo i bianchi rossi della Mappanese, eccoli qua, bianco rossi o bianco con la banda rossa, benvenuti. Mercadante Granata, e come sempre facciamo, salutiamo chi ci è venuto a trovare, quindi la Mappanese, salutiamo il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, salutiamo il capitano, i dirigenti, il mister, la panchina enorme, lunghissima, solo posti in piedi. E salutiamo i tifosi della Mappanese, dove sono? Non ci sono, per il momento sono concentrati. Come sempre salutiamo anche però naturalmente i tifosi del Mercadante che sono qua fedelissimi in Curva Nord, li dobbiamo riconoscere là in Curva Nord, qualcuno sta ancora entrando, code ai botteghini come sempre, ma come si fa a stare a casa il sabato sera? Ragazzi miei, o Mercadante o niente, quindi mi raccomando seguiteci. E salutiamo quindi anche la squadra del Mercadante con mister Ciniero, con i ragazzi. Ecco la panchina, mister Ciniero torna dopo un turno di malattia, ecco la nostra panchina un po' stretta, ma è un po' larga, un po' corta. Quindi buon divertimento vinca lo sport, mettiamoci comodi, mettiamo il soldino e partiamo per questo bellissimo viaggio che è il calcio giovanile, il calcio di Torino, dilettantistico. Mi raccomando non fumate e partiamo, Non mangiate le patatine, vi raccomando ragazzi miei, Mangiate quelle che fanno bene. E buon divertimento. Due tempi da 45, sembrato un retropassaggio questo, ma l'arbitro lo fa continuare. 12 marzo 2022, siamo in via Mercadante 133. Dove è via Mercadante, ragazzi miei? Zona nord di Torino, corso Grosseto, via Botticelli e poi si trova via Mercadante. Bravissimo il nostro Grubic, nella prima azione di un certo rilievo della Mappanese, ecco questo, il numero 10 è sicuramente il capitano della Mappanese, quindi salutiamo anche lui, il capitano, i dirigenti, i ragazzi della panchina, il mister, tutti, il calcio d'angolo della destra, gara che si pronuncia interessante, bella, sul secondo palo, fallo su Ricciotti, giornata fredda, saremo sui 5 gradi questo sabato pomeriggio, sono le ore 18, abbiamo visto tutte le televisioni collegate, i giornali, tutte le tv satellitari, hotel pieni da giorni in questa bellissima gara di campionato provinciale con gli amici bianchi della Mappanese. Siamo nel girone di ritorno, penso che siamo alla quarta del girone di ritorno, ma non sono sicuro. Ecco la panchina della Mappanese, salutiamo di nuovo tutti. E salutiamo anche il pubblico neutro. Il pubblico neutro, chi è il pubblico neutro? Non è quelli che non si lavano o che si lavano con la candeggina, ma sono quelli che non amano né la Mappanese né la Mercadante, dicono ma si va oggi, voglio darmi il grande calcio. E allora mi voglio divertire con questa gara tra Mercadante Granata e Mappanese bianco bianco, via, definiamoli bianchi. Quindi il pubblico neutrale, quelli che ama vedere il grande calcio, come dico io. Buon divertimento anche a voi, mi raccomando non mangiatevi le unghie, perché è una gara di sport. Vojdok che torna dopo un periodo di assenza e un calcio d'angolo per il Mappanese, calcio d'angolo dalla sinistra, batte un bel calcio d'angolo rientrare di pugno, bravo il nostro Ricciotti, parte Natola sulla destra, Govoni, apertura panoramica su Piazza, ma è bravo il difensore, ancora gioco pericoloso, dice il direttore di gara, quindi si riparte con Gentile. Più tardi poi daremo la formazione. Tirare per fare gol. Un po' di confusione in tribuna. Il nostro greco capitano ha provato a incunearsi sulla sinistra, ancora Vojdok prova a lanciare Mosca, Loria, vediamo un po'. Prova tiro ed è bravo il portiere in due tempi, bravo Loria. Sesto minuto, Mosca libera la difesa, ancora Vojdok,
passa la palla a Piazza, ancora Voido che prova a lanciarsi, libera la difesa, ancora Memai sbuccia, Mosca, lancio bello, bravo il difensore in due volte, la palla esce. Pubblico delle grandi occasioni quest'oggi, Piazza, Urco Boia, il passaggio è un po' corto per il nostro Govoni, arriva in ritardo, il portiere esce bene con il nostro mister Ciniero, spinge i ragazzi a spingere forte già dai primi minuti, ancora Dejan, bravo, la palla ancora per Gentile, centrocampo quest'oggi, ancora Piazza, fallo del giocatore laterale per la Mappanese, che era bellissima anche questa di oggi come quella di sabato scorso. Tutte le gare di questo campionato provinciale sono interessanti, non c'è nulla di prescritto, non c'è nulla di definito, queste gare anche le più facili possono risultare difficilissime. Greco, il nostro capitano, apre sulla destra per Loria, la palla esce. Recupera Gentile sulla fascia destra, si lancia, supera il centrocampo, lancio lungo per Greco, stop è perfetto, ma recupera ancora la difesa, ancora Memai, aia, attenzione, ed è bravo il nostro Ricciotti, con tranquillità recupera la palla, abbiamo perso una palla velenosa qua vicino a me. 12 marzo 2022, apertura sulla destra per Loria, lancio lungo su Govoni, stoppa bene, apre per Piazza, ancora Govoni, dai vai, Piazza prova a liberarsi, parte un cross, recupera la palla il portiere del Mappanese, bella l'incursione di Piazza, il campo era finito, ancora Mosca, prova a spingere, ancora Voidoc, bravo il nostro Gentile, libera coi piedi Ricciotti, palla esce. Ed ecco la formazione, allora in porta c'è Ricciotti, a destra c'è Natola, a sinistra c'è Memai, in difesa centrali sono Grubic e Voidoc, centrocampo con Gentile, Piazza e Mosca. In attacco il tenente delle meraviglie, Govoni, Loria, Greco. L'arbitro ha fischiato una punizione a tre quarti. Si prepara Mosca o Govoni. Inquadrato in primo piano il nostro Beppe Greco. Speriamo che... tiro abbastanza telefonato, riesce a recuperare il portiere, undicesimo, conclusione centrale abbastanza forte, ma centrale Memai, Voidoc, Govoni, numero 11, diamo un pochettino, fallo, tutta la punizione, la palla a Voidoc qua sulla fascia sinistra, controlla, sbagliamo, mannaggia, riparte il contropiede e sbaglia il numero 10, mamma mia, grande rischio questa superficialità della nostra squadra in questi primi minuti del primo tempo, già la seconda o terza volta che riparte il contropiede del Mappanese, lancia ancora sulla destra, Memai ne sbaglia un'altra, mannaggia, non è molto concentrato questa sera, quindi la palla però è ancora nostra, Govoni carica la squadra, anche il nostro Piazza carica la squadra, lancia su Greco che è ben controllato, ancora Greco, palla mercadante, Memai sulla fascia sinistra, lancia per Greco, l'arbitro fa continuare, la palla è ancora buona, la palla all'11 che lascia scivolare, ancora Mosca, Memai bravo, un sinistro, la palla torna adesso a Piazza, ancora un fallo, questa volta c'era il fallo su Greco, punizione va sulla mattonella sua preferita, il nostro Govoni, siamo adesso minuto 15, 4 in barriera,
è uscito a Greco, ma una botta, si sta riprendendo, comunque sicuramente rientrerà in campo a breve. Quindicesimo, parte Govoni, si sta preparando col suo destro, si prepara male, la palla esce. Punizione quindi non ha avuto esito, rimesso da fondo campo, va il portiere della Mappanese. Centrocampo Piazza, palla lunga, esce il portiere e recupera. Ancora Piazza, apre sulla destra per Greco che è rientrato per fortuna, ancora Gentile prova a lanciare Loria, la palla a metà strada, recupera ancora la Mappanese. Ecco al centrocampo, parte, c'è un buco centrocampo, attenzione! Bravo il nostro Vojdok a fermare, a lanciare di nuovo la squadra, però la palla esce. Il completo del Mappanese, vedete questo bianco banda rossa, ecco il numero 11 che combatte, recupera la palla al Mercadante. Ancora Mosca, recupera bene la palla, adesso ancora Piazza, apre sulla sinistra per Memai che ci lancia, due vanno a contrastarlo, ancora Piazza che recupera, fallo di Piazza, dubbio questo fallo, va bene, punizione da centrocampo quasi per il fallo di Piazza, parte il giocatore, la palla esce direttamente, fondo campo, palla Govoni, due a contrastare, bravo Memai, mette il piede, serve Piazza, ma la difesa del Mappanese veramente assatanata, corre, recupera, bella squadra questa Mappanese in questi primi 10 minuti, anzi in questi primi 18, recupera ancora Greco che dà la palla indietro, bravo il 10, la palla esce, la palla per un laterale per la Mappanese qui nella zona destra, ecco qua, palla centrale, libera il nostro Vojdok. Maria sfrutta l'errore del difensore, parte, lancio lungo, bravo il difensore della Mappanese, ancora Gentile. Non c'è un attimo di pausa, non c'è trucco, non c'è inganno, come dico io. La palla ancora per Loria, aia, perde il contrasto, recupera ancora però una tola sulla destra. Lancia Loria, ancora sulla destra del Greco, un po' defilato, parte il cross, deviato. Calcio d'angolo dalla destra, parte il calcio d'angolo ben battuto sul secondo palo, Mosca di testa fuori. 19esimo. Laterale per il Mappanese. La palla arriva in aria, libera ancora Vojdok, ancora in laterale. 20esimo. Di nuovo battuto, libera ancora Vojdok, la palla Piazza, libera Gentile, ancora Piazza, ancora Greco, la palla esce, ancora il Mappanese che spinge, ancora il 9 della Mappanese, trova Greco, anzi Mosca, ancora il 7 Gentile, lancia sulla destra per Loria, è bravo il difensore a recuperare la palla, aprire sulla sinistra, ancora la palla in zona pericolosa, ancora il numero 11 si allarga sulla sinistra, libera Natola, ancora il Greco, fallo di mano, l'arbitro lo vede, bravo il direttore di gara, sulla destra ancora il Mercadante Coloria, apertura, ancora la palla a centrocampo, Mosca prova a lanciare Govoni e la palla arriva. Laterale ancora per il Mappanese. Controlliamo il tempo, siamo adesso al 23esimo. È passato il primo quarto di gara in questa bellissima gara di campionato provinciale tra i Granata del Virtus Mercadante Juniores e i Bianchi della Mappanese. Bella gara, veramente grande corsa in questo primo quarto di gara. Portieri ancora abbastanza inoperosi, però non ci sono state grosse opportunità né da una parte né dall'altra. Grande corsa, grande intensità. Ancora la palla sulla destra per Natola, apre su Loria,
Non riesco per il centrocampo, provo a lanciare Gentile che si allunga, bravo il difensore del Mappanese. Qualche protesta, ancora la Mappanese che si lancia sulla fascia sinistra. Loria a centrocampo, recupera l'altra palla, la perdiamo, ma Piazza è bravo a recuperarla anche lui, serve però un avversario, ancora Piazza che prova a disturbare. E mai c'è, si è ripreso. Punizione per il fallo di Piazza, si prepara il numero 11 della Mappanese, siamo adesso al minuto 25. Due in barriera, abbastanza lontano, anche due in barriera è eccessivo secondo me, comunque va bene. Parte la punizione. Memai prova a lanciare Greco, ci riesce, supera il centrocampo, apertura su Gentile, Gentile apre sulla sinistra per Greco ancora. Greco in laterale il difensore. Va Memai alla rimessa laterale, pensiamo, sì, rimessa laterale. Due tempi da 45, quindi mettetevi comodi, c'è una vita ancora in questo, libera la difesa in questa partita. Urco Boy, Loria si spettina e non riesce a recuperare la palla. Laterale per il Mappanese, ecco che si prepara. Govoni esterno, Greco prova a fermarla, ancora il numero 6, però a centrocampo smista bene sulla sinistra. Ancora la palla arriva poi con tanta fortuna al numero 11. Si accentra, si allarga, bravo Mosca a mettere i piedi, Gentile a recuperare, tunnel. Memai lancia Mosca, riesce a recuperare, l'apertura centrale per Mosca, ancora Gentile, apertura sulla sinistra per Piazza, Piazza apre bene tu Loria, faccia destra, prova a partire Loria, entra in aria, Fincunia, tutto buono, non c'è nulla, c'è solo il nostro Beppe Greco davanti, ma non c'è nulla, riparte il contropiede, attenzione, si accentra, Grubic copre, e copre anche bene Vojdok. Centrocampo recupera ancora la Mappanese, ancora la Mappanese che forse sta giocando un po' di più, sicuramente ha più presenza nella nostra centrocampo che noi, quindi un leggero predominio della Mappanese in questi primi 25 minuti. Gentile si allarga, sbaglia il passaggio e recupera ancora la Mappanese, supera il centrocampo nella fascia sinistra, Mosca prova a disturbare, ancora bravissimo Vojdok, mette il piede tra i due litiganti, arriva Vojdok, parte un cross, ancora la palla recuperata a centrocampo dalla Mappanese, attenzione al fallo che recupera però Greco, lancio lungo su Govoni, forse un po' troppo lungo ma lui riesce a recuperarla, eccolo Govoni, uno contro uno, urco boia, una bomba era la palla, è punizione, va il giocatore della Mappanese, eccoci qua la scuola calcio mercadante di Simone Loria, Torino Nord via Mercadante, ha battuto la punizione, ancora il nostro Ricciotti col suo classico urlo, Ricciotti al rilancio lungo, 31esimo, gara di sport oggi qui al Mercadante, Greco tocca la palla a Govoni, dai vai tra di loro, ancora Govoni sulla fascia sinistra, si accontenta di una rimessa laterale, grande pubblico come dicevo, spalti gremiti, balconi gremiti, hotel, pubblico delle grandi occasioni, Govoni entra in aria e il difensore in calcio d'angolo, battuto il calcio d'angolo veloce, ancora Govoni, prova il tiro, Govoni, porco boia, è bravo il portiere, bravissimo, si accartoccia, che bravo il portiere della Mappanese, si accartoccia su questa bomba di Govoni e recupera bene, minuto 32, prima occasione di una certa importanza, forse questa qua di Govoni, libera la viva al parroco il nostro Vojdok sulla sinistra per Govoni, vediamo un posto direttore di gara da... Sì.
solamente la palla rimbalza su Govoni, viene stata la battuta, ancora Piazza non trattiene, ancora Piazza combatte, la palla servita centralmente, bellissima partita, veramente la Mappanese, un osso duro, Natola prova a far partire il binario Mercadante, non ci riesce, ancora la palla recupera il 2. Gol! Anche per la Juve, gol! Aspetta, della Juve, gol di, mi sono perso il gol del nostro amico. Chi ha segnato, Beppe? Loria, Loria, minuto 34. Beppe, tu hai visto il gol, me lo racconti? Io non l'ho visto. Lancio di Govoni in area, Loria stoppa il gol. Questo? Il gol di Morata. E gol di Morata, vabbè, non è importante questo, ragazzi, solo Mercadante, solo Mercadante. Quindi al 34esimo Loria porta 1. Mannaggia, peccato non ha potuto avuto l'inquadratura. Loria, quindi chiediamo scusa a Loria per aver ripreso male e tardi l'azione, eravamo in un momento di pausa. 1-0, quindi da come abbiamo capito dalla sinistra Govoni ha aperto per Loria. Laga di Deana, lagati. E Loria è insaccato di destro. Buonasera, buonasera. Ciao Barda. Chi è Greco? La palla in laterale, quindi 1-0 gol di Loria, minuto 34. Il laterale va a Memai. L'arbitro fa continuare, qualche protesta, ancora Piazza prova a disturbare, la palla va in difesa. Ricciotti controlla, apre sulla destra per Gentile. Mannaggia non aver ripreso il gol completo, l'azione completa di Loria, un gol spettacolare, ancora Greco che prova a recuperare, ancora Gentile, apre sulla destra per Natola, Grubic lancio lungo, ancora Memai, esce la palla, l'azione va Mosca col suo destro, fallo fischiato dall'arbitro, 38esimo, si prepara a Mosca, vediamo un pochino cosa inventa. Prova Edo! Troppo lontano per la provare. Provi! Prova il lancio su Loria, la palla ancora recuperata dalla Mappanese. Gentile, la palla data dietro a Grubic, ancora a Mosca che lascia a Govoni che si accentra. Bella! Bella l'apertura su Loria, Loria! Traversa, la palla esce, mamma mia, che bella azione, un esterno destro di Govoni e la palla servita benissimo a Mosca, a Loria, ancora Piazza, che bella azione del Mercadante al minuto 39, ancora Loria sulla destra, recupera bene la difesa. Coppia Govoni e Loria oggi alla grande. Rimessa a terra ancora per la Mappanese, recupera Memai, apre su Mosca. Uomo che arriva, Edo! Centralmente è bene. Esci forte, Giuse! Greco oggi non Facci forte! Non ha spazi. Grande man! Grubic recupera, apre sulla sinistra per Piazza. Sulla destra Grubic, Mosca. Siamo adesso al minuto 41 di questa bellissima gara. Apertura a Mosca per Piazza, ma recupera bene la difesa. Ancora Mosca a mordere. Fallo di Mosca, sicuramente, sì. Punizione per il fallo di Mosca, la palla centralmente, libera, bravissimo Gentile, al limite dell'aria, ancora Loria oggi, una gara maiuscola del nostro Loria che cercava il gol dopo tante gare di campionato,
ci è stato sempre abbastanza vicino, oggi ha gonfiato la rete. Fallo su Loria che se ne stava andando, ecco la panchina della Mappanese, salutiamo ancora tutti, i mister, i dirigenti, i ragazzi, tutti. Ecco la nostra panchina con mister Cinieri, i ragazzi della panchina, i ragazzi che sono pronti, belli caldi con la loro bella coperta granata. Natola libera la palla a centrocampo di Mosca che serve sulla destra Loria, la palla ancora il nostro Ricciotti, lancio lungo bellissimo a tagliare il campo, annaggia, bello Govoni, riesce a recuperare, lancia di nuovo per Greco, la palla non arriva, ancora la palla a centrocampo, Mosca controlla, serve Greco, guarda Piazza, porta Piazza, apre Piazza sulla sinistra, ancora Mosca centralmente, apre per nessuno, laterale per il Mappanese, manca poco, 42-50 al Tecaldo, fallo di mano forse di qualche giocatore della Mercadante, agente immobiliare, no, la, no, forse la, sì, Borgo Nuovo, grande te! Laterale per la Mappanese, occhio occhio, 43-30, non ci sarà da recuperare, forse 30 secondi, ma non c'è niente di particolare, libera Memai, non completamente, la palla arriva al nostro Ricciotti, Piazza a destra per Natola, Loria, binario di destra, ancora Piazza, ancora Loria, bravo il difensore a recuperare, a lanciare la squadra, supera il centrocampo, siamo messi male, attenzione, bravissimo Grubic, bravissimo, con la F, con la V maiuscola, bravissimo, ancora Natola, combatte, ha messo il piede, ha salvato un'azione pericolosissima. 30 secondi al termine, più recupero, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare. Battuto il laterale dalla Mappanese, mamma mia! Sì, rigore! La palla è buona, riparte la Mercadante con Gentile, Gentile. Lancia Loria sulla destra, la palla esce. Ancora il laterale per la Mappanese. Siamo entrati nel recupero, Govon, ancora Memai, tagliamo, salviamo gli avversari, attenzione la palla, ed esce di poco, mamma mia, un'altra palla persa in zona pericolosissima, l'attaccante numero 7 sbaglia, si gioca ancora al 47esimo, non riusciamo a liberare, ancora si apre il giocatore numero 7, Govoni va a coprire, vediamo un po' se ci accontentiamo, e finisce il primo tempo, bentornati secondo tempo, è caldo, bello caldo questo secondo tempo, ripartiamo con un po' più di buio, con sempre tanto calore, il pubblico sta aumentando, vedete, gente, stanno entrando ancora, c'era la coda dei botteghini, ma il flusso era regolare, ci comunica la società Mercadante. Secondo tempo le squadre hanno capovolto la loro posizione in campo, adesso avremo la Mercadante Granata che attaccherà da destra, da sinistra verso destra, i nostri teleschermi, smart TV, tablet, ma comunque sempre YouTube, mi raccomando, seguite Marco e il Mercadante, seguite il grande calcio, seguite la Juniores anche sui nostri social che sono Facebook e Instagram, Calcio d'Angolo, basta scrivere sui nostri social Mercadante Juniores, Instagram e Facebook, troverete di tutto. Calcio d'Angolo dalla sinistra, battuto il calcio d'angolo, bello Gentile, stoppa, orco boia, Greco fortissimo fuori, mannaggia, ha stoppato la palla Gentile, l'hanno fatto stoppare e poi non è stato abbastanza veloce a tirare, poi è stato Greco a tirare al volo di destro, la palla è uscita non tantissimo, 12 marzo 2022, campionato provinciale Under 19, Ogi Juniores, siamo in via Mercadante, secondo tempo contro i bianchi della Mappanese,
nessun cambio per il Mercadante. La palla è uscita, laterale per la Mappanese, si prepara sulla fascia sinistra, numero 11 pensiamo di vedere, sì, la palla entra in aria e arriva l'MLM, il nostro Ricciotti, che si accartoccia. Ultima gara dell'impianto, poi domani, e se volete sapere gli altri appuntamenti del Mercadante e della scuola calcio, del settore giovanile, dei piccoli amici, basta venire qua in via Mercadante 133 e vi programmate un sabato e una domenica, due gare, fate voi, vi passate un bellissimo weekend, passate un bellissimo sabato e domenica. La palla adesso a centrocampo, conquista la palla ancora la Mappanese, che è una grande squadra, ha fatto un bellissimo primo tempo. Un po' di confronto da centrocampo, Greco perde la palla, le recupera ancora il numero 3, prova ad andare di nuovo Greco a disturbare, bravo, recupera bene, la manda in laterale, ancora il numero 3 sulla fascia sinistra, lancia il... un po' di confusione, tutti stretti qua a centrocampo, libera Wojdok, la viva il parroco, e come sempre facciamo, salutiamo tutti i parroci, tutti, salutiamo tutti i commercianti, i negozianti, tutti, salutiamo, facciamo ancora tutto veloce, ecco la palla a Piazza, Piazza, Govoni, tiro! Ed è bravissimo il portiere in calcio d'angolo, bella l'azione del nostro Govoni, contando in con Piazza al quinto minuto dalla sua mattonella, ancora calcio d'angolo, vediamo chi si avvicina, calcio d'angolo va Piazza alla zona destra, battuto il calcio d'angolo forte sul primo palo, ancora Govoni riprova il tiro, questa volta più difficile esce. Sesto minuto, nel periodo non collegato, due cambi per la Mappanese, si prepara la rimessa da fondo campo il difensore della Mappanese, ultimati i due cambi, anche un cambio in difesa, vedo che adesso è entrato questo ragazzo qua col numero 15, battuto la rimessa, ancora Piazza che prova a disturbare, la palla a centrocampo, però c'è Memai, la fascia a sinistra che chiude, laterale per la Mappanese, ancora la palla arriva in zona pericolosa, però c'è Memai che lancia Gentile, fascia sinistra, combatte, guadagna, no, non guadagna nulla, perde la palla, laterale per il Mappanese, quindi pianificate sicuramente un sabato domenica qui al Mercadante, vi divertirete, troverete dalla Juniores al 2015, ragazzi miei, 2015 significa 7 anni, troverete dei ragazzini stupendi, piccolissimi, che si divertono, uno spettacolo venire al Mercadante con i piccolissimi. Ancora il difensore, bravo, il difensore del numero 6 della Mappanese, la riconquista ancora Govoni, prova un altro tiro, la palla a centrocampo, ancora il 10 che prova a lanciare, ma è bravissimo Grubic ad anticipare il nostro portiere e a guadagnare un bel fallo di fondo, bravo Grubic, bravissimo il nostro Grubic, ha chiuso bene e ha guadagnato un buon fallo di fondo. Laterale per il Natola che lancia Loria, Loria su Greco, ancora Natola, ancora Mosca, prova a lanciare Loria, copre bene il numero 4 e fallo di Loria, è scivolato in questo momento, in questa ora qua il campo diventa un po' umido, quindi senza cattiveria il fallo di Loria, ancora a destra il 7, laterale per la Mappanese in zona destra, fallo del nostro giocatore, l'arbitro ha ben arbitrato fino a questo momento, una gara sicuramente facile da arbitrare, le due squadre si stanno comportando bene, punizione da zona panchina, si prepara il centrocampista a lanciare la squadra, due in barriera, mamma mia, da centrocampo due in barriera, ma due in barriera, parte la punizione, spizzica il 7, la palla arriva in aria, spizzica Greco, ancora al limite dell'area
e il nostro Grubic si guadagna una bella laterale. Parte Ricciotti, lancio lungo sopra il centrocampo, ma la difesa chiude bene, ancora sulla sinistra Memai, perde la palla, riparte il numero 7, attenzione, ancora Greco e Mosca, volevo dire, chiude bene sul Piazza, ancora Greco, serve Natola, del giro palla del Mercadante con Loria e la palla esce. Battuta la punizione per il fallo del nostro giocatore, la palla adesso arriva a centrocampo, ancora il numero 7, Mosca recupera bene e dà la palla al nostro Ricciotti, lancio su Loria, si libera bene la palla, Gentile dappertutto, bene, ancora Gentile, ancora Loria, bravo, ancora il 6, va a mordere Gentile di nuovo, centrocampo è suo. Poche parole, sì. E recupera il nostro portiere, bella l'azione della Mappanese, sbaglia il nostro Ricciotti, serve la palla di nuovo alla Mappanese. Ancora la Mappanese che sta intensificando gli sforzi. Guadagna un laterale alla Mappanese sulla zona destra. Tredicesimo, secondo tempo. Recupera la palla Gentile, sbaglia, recupera ancora il 2, siamo un po' troppo frettolosi. Fallo di Mosca, punizione per il fallo di Mosca. Si prepara il numero 14, sta studiando. Battuta la punizione, libera Mosca che è alla limite dell'area, combatte Loria. Greco perde la palla, attenzione, libera Grubic, grande gara oggi del nostro Grubic, tiro deviato dal nostro, dalla schiena di Vojdok, ancora la palla in aria, attenzione, tiro, ancora no, l'11 chiude bene la difesa, testa, che spizzica, la palla recuperata dal Mappanese che sta spingendo la grande in questo secondo tempo, è tutto suo questi primi 10 minuti, attenzione, apertura in aria, attenzione, cross, Natola copre bene, attenzione, la palla in calcio d'angolo dalla sinistra, sta spingendo in questi primi 15 minuti maggiormente la Mappanese, parte il calcio d'angolo sul secondo palo, la palla termina di nuovo in laterale per il Mercadante. Mosca, l'arbitro fa continuare, secondo me ci stava il fallo, ancora l'11 entra in area, attenzione, mamma mia, si tuffa l'attaccante della, però recupera bene la palla, parte un cross, Ricciotti c'è, bravo il nostro Ricciotti a non sconcentrarsi, un rigore che non ci stava, forse ci stava la munizione per simulazione. Recupera la palla numero 14, la palla data centralmente, ancora Piazza che combatte, recupera Greco, Greco, Piazza e fallo su Piazza. Piazza la palla in zona interessante, 4 in barriera, se l'è guadagnata, la vuole tirare questa punizione, minuto 17, tutto pronto, 4 in barriera, la palla esce di poco, ben battuta, quindi la punizione non ha avuto esito, ancora sulla fascia sinistra il Mercadante, ma perde la palla, recupera adesso ancora la Mappanese, apertura sulla, ancora sulla destra, un po' di confusione, ancora la Mappanese che gioca, recupera però adesso Greco, stoppa, apre sulla sinistra per Govoni, Govoni, ecco, va a essere allungato purtroppo la palla, ma la recupera Memai, Memai controlla, uomo, scusate, Govoni, chiedi palla, la palla ancora sulla sinistra, recupera ancora Govoni sotto la nostra panchina, Govoni, Govoni apre sulla sinistra per Memai, parte un cross, Loria fuori,
Manu! Rovescio! Un contropiede stupendo qua sulla fascia sinistra. Il nostro amico della Mappanese libera di Natola, di Grubic, cross e poi l'attaccante oltre la traversa. Bellissima azione della Mappanese al 19esimo, senza parole sono rimasto. Bellissima l'azione di qualche istante fa della Mappanese, ancora Mercadante sulla fascia sinistra, parte un bel cross. Gentile arriva un po' in ritardo, Mosca, tiro deviato, orco boia, e il portiere recupera. Bella l'azione del Mercadante adesso dopo aver recuperato la palla a centrocampo, ancora la Mappanese che sta giocando bene, Fallo sul 14, la deve far continuare, la recupera il 4. Bella la giocata del numero 11 che sta giocando veramente bene della Mappanese. Difficile oggi la gara del nostro Natola. Punizione dalla fascia sinistra, siamo al 20esimo, va il numero 11, io presumo che sia lui col suo sinistro. Le squadre sono al limite dell'area, entrambe le due gruppi. L'arbitro controlla. Batte adesso la punizione della Mappanese sulla fascia sinistra. L'arbitro in linea. Parte la punizione del numero 11, orco boia, è arrivato l'attaccante, la palla oltre la traversa, un'altra bella azione della Mappanese, un'altra azione ficcante sulla questa punizione, noi eravamo abbastanza fermi ma era impossibile prevedere. Natola, la palla data in mezzo, Gentile perde la palla, riparte il contropiede della Mappanese. Govoni però riesce a recuperare, lancia sulla sinistra, orco boia, non arriva la palla al nostro Loria, ancora Loria qui sulla fascia destra, Greco, Loria, ancora Loria riesce a recuperare un bel pallone, ancora Loria si libera, parte un bel cross, orco boia, arriva Piazza dalla parte opposta, la palla esce, rimessa da fondo campo del portiere della Mappanese. Bravo Manu! La palla ancora a centrocampo, recupera il 14, Greco va a aiutare la difesa, bravo Mosca che lancia Loria, col motorino riparte, va sulla fascia, la palla è andata adesso al portiere. Oh, mamma mia! Loria non ne approfitta, cross! Sì! Govoni 2-0, sua azione splendida del Mercadante, Beppe togliti, Beppe! Raddoppio, 23esimo, e segna anche Govoni questo gol. Abbiamo riconquistato la palla con il nostro Greco Loria, che anche lui merita il nostro applauso, ecco tutti con Loria, ma il gol di Govoni. E 2-0 quindi, dai fuoco dai, in questa sera buia e fredda anche il fuoco della mia telecamera fa capricci, e quindi segna Govoni, azione splendida perché il Greco ci ha creduto all'errore del portiere, ha recuperato la palla, l'ha data poi a Loria che ha servito in centro Govoni che è arrivato con un suo classico destro a riempire la porta. Mosca sbuccia il difensore ma le consegna la palla, ancora Mosca sulla fascia sinistra, bravissimo. Piazza si guadagna un laterale, no? Lo dà alla squadra avversaria, messa tra le battute. Abbiamo creduto nell'errore del portiere, abbiamo disturbato il nostro portiere, il nostro amico portiere della Mappanese, abbiamo guadagnato un bel gol. Venticinquesimo, messa a terra per la Mappanese sulla zona destra, la palla entra in aria, rigore, ci sta, qui ci sta. Va il numero 10 della Mappanese a questo rigore nettissimo, ha tentato di rinviare il nostro giocatore che è ancora a terra. Piazza, è stato Piazza a colpire il giocatore della Mappanese, fallo netto, quindi rigore giusto. Vediamo se riesce a recuperare il nostro Piazza.
che per liberare, ecco che lo aiutano gli amici del mercadante, lo portano fuori. Dai che lo sbaglia! Vediamo un po' se il nostro Ricciotti fa il miracolo di parare questo rigore. Penso che vada il capitano numero 10 a questa battuta. Gol 2-1. E quindi 2-1. Rigore, mannaggia, per un fallo del nostro Piazza, che è ancora a fondo campo. Vediamo un pochino se riuscirà a recuperare. La palla a Campanile arriva tra le braccia del portiere. Centrocampo, attenzione, fallo di nuovo. Punizione, va il numero 10. Allora, il gol del 2-1 è del numero 10. Adesso va di nuovo il numero 10 a questa punizione. Ma non ci crede. Parte il numero 10. Ed è bravissimo il nostro Ricciotti. In calcio d'angolo, si stende sulla sua destra e manda in calcio d'angolo la punizione. Ancora però i giocatori del Mappanese in avanti, ancora il numero 11, tiro deviato dalla difesa. Lancio lungo, è rientrato Piazza per fortuna, questo ultimo quarto di gara. Palla Govoni, ha giocato per poco, bene il lancio su Loria, però è un po' corto. Abbiamo gioito pochissimo per il gol di Govoni, il pareggio, il 2-1 è arrivato quasi subito. Ancora Govoni che rientra dalla centrocampo, smista male, ancora bene Gentile, la viva il parroco dove non c'è nessuno, ancora il 15, apertura sbagliata. Minuto 31, esce Gentile ed entra Lentini che ritorna dopo un periodo. Tira! No! Lentini si fa subito riconoscere con questa bella azione. Ultimo quarto d'ora, è entrato Lentini per Gentile a coprire meglio il centrocampo. Laterale per il Mercadante. Laterale per il Mercadante qua a zona destra. Quindi segnaliamo l'ingresso di Lentini dopo un periodo di assenza al posto di Gentile questo ultimo quarto d'ora. Ecco la palla data da Greco che perde la palla. Govoni è arretrato a centrocampo e la coppia adesso d'attacco è palo, palo degli amici della Mappanese. La palla ancora buona, attenzione, l'11, tiro parato dal nostro portiere, 33esimo, grave pericolo, si è esteso a Ricciotti, pensavo riuscisse a fermare bene, invece la palla è uscita dalla sua area. Greco ben controllato oggi, ha avuto poche possibilità. Ancora la palla a centrocampo, Govoni, ancora il numero 2, Piazza, Piazza, niente, servito il ritardo Loria. Tire! 34esimo, fallo di Greco, attenzione, qualche protesta del numero 14, chiedevano il giallo, tutta la punizione per il fallo di Greco. La palla adesso al Mappanese. Le punizioni della Mappanese sono veramente un pericolo, fanno veramente paura. Abbiamo rischiato diverse volte sul... Ancora la Mappanese con il numero 4, combatte Loria, molta confusione. Tutto buono, dice il direttore di gara, lancio lungo, la palla sta uscendo. Laterale per il Mercadante, va Natola, 37esimo,
gara bellissima, intensa, spasmotica, come possiamo definirla ancora? Fallo del Mercadante che sta soffrendo questo secondo tempo, sicuramente difficile. Avevamo segnato. Dai, tutti dentro, tutti dentro. Dai, su. Punizione, quindi ammonito il nostro Memai Dejan per il fallo. Va adesso il giocatore del Occhio a sette! Della Mappanesi alla punizione, parte la punizione, recupera Ricciotti, qualche difficoltà, ma è bravissimo il nostro Ricciotti a recuperare. Piazza, Natola lancia per Greco, ma la palla arriva al difensore, ancora la Mappanesi a centrocampo. Ancora la Mappanese con il numero 14, apre sulla sinistra, tocca Loria, la palla ancora sul numero 14. Grande squadra questa Mappanese, si sta veramente andando in difficoltà. Ancora Govoni riparte, prova a lanciare Lentini sulla fascia sinistra, bello fresco. Lentini entra in aria, tiro alle stelle. Bravo sto numero 11 della Mappanese, veramente bravo. L'arbitro fa continuare, recupera il 14, inutile protestare ormai. Vojdok prova il lancio lungo su Loria. Loria, tutto buono, dice il direttore di gara. Bravo Greco, riesce a recuperare la palla, la lancia su Piazza, non c'è nessuno però. Calma, ancora il numero 4 si lancia sulla sinistra, tocca a Memai, Natola, 41esimo, la palla arriva tra le braccia del nostro Ricciotti che perde un po' di tempo, la recupera, controlliamo il tempo, 41esimo, 4 al termine più recupero di questa bellissima gara intensissima. Tempo! La palla allontanata dal nostro Memai, anzi dal nostro Ricciotti, chiedo scusa. Lentini sulla fascia, recupera, danza sul pallone, perde il confronto con il difensore, teniamo troppo la palla, potremmo lanciare i ragazzi. Minuto 42, esce Greco, il nostro capitano, ed entra Vessichelli, questi ultimi minuti. Vessichelli sulla fascia sinistra, perde il confronto, recupera la palla la Mappanese. Ancora gioco fermo, laterale per la Mappanese che riconquista palla, prova a lanciare ancora la squadra, la recupera, aia, la perdiamo, bravissimo Grubic, bravissimo, oggi veramente è un grande, oggi Grubic lascia sulla sinistra Vessichelli, Vessichelli no! In calcio d'angolo il difensore, è arrivato bene Vessichelli, ha controllato bene, in calcio d'angolo, calcio d'angolo va il nostro giocatore, siamo adesso al 43esimo, giusto giusto, due il termine più recupero di questa gara difficilissima con gli amici della Mappanese, il campionato provinciale. No! Vojdok arriva bene, ma la palla esce di pochissimo, mamma mia che bella azione della Mercadante, che azione stupenda, colpo di testa perfetto, Vojdok di nuovo lancia Lentini che non era in fuorigioco perché c'era il difensore, ancora Mosca, 14 in avanti, prova il 14, bravo Piazza in laterale questi ultimi minuti, la palla liberata da Govoni che si è messo a fare il difensore. Non ho visto né l'andata né il ritorno. L'andata, meno male che non... La palla ancora sulla sinistra, recupera il portiere della Mappanese che lancia di nuovo la squadra per questi ultimi minuti. Lancio lungo, si spettila il nostro difensore, ma recupera Ricciotti. Loria prova ad andare a lanciarsi, la palla va ancora sulla fascia sinistra, troppi fronzoli. Non riusciamo a liberare Grubic, la palla su Loria,
44-40, la palla a centrocampo, va il numero 13, apre sulla destra, siamo stremati, ecco Mosca recupera con calma, rallenta i ritmi, lancio lungo per Vessichelli, ma il difensore chiude ancora Mosca sulla fascia sinistra, la palla a Memai che lancia di nuovo Lentini, Lentini va a disturbare, copre ancora Lentini con la palla, adesso è arrivata dalla Mappanese, lancio sulla sinistra, 45-12 sul secondo palo, attenzione, copre il nostro difensore. 46esimo, siamo adesso 1:10 oltre il tempo regolamentare, spusto uno dalla panchina della Mappanese, deve uscire il dal VAR, ci comunicano 4 di recupero, quindi ci giocheremo ancora per 2 minuti e mezzo. La palla ancora a centrocampo, l'apertura sulla destra, libera il nostro difensore, la palla va su Vessichelli che lancia. Denis, bravo Denis! Bravo Denis! Guardiamo la palla! Guardiamo la palla!